Eccoci qua, benvenuti alla terza puntata di Emergenza Covid-19 in Trentino, fase 2. Una fase 2 che entra nel vivo. Ieri hanno aperto molte attività commerciali in Trentino e lunedì sarà la volta tanto agognata di bar, ristoranti, parrucchiere ed estetiste. Quindi ci siamo. Gli effetti di queste aperture però potremo vederle solo tra 7 giorni. Intanto, mercoledì il governo Conte ha varato il decreto rilancio, cosiddetto decreto rilancio, una maxi manovra da 55 miliardi. In questa puntata vedremo come riparte nella fase 2 la cultura in un Trentino che, ricordo, è il primo posto nel paese come associazioni legate all'arte e alla cultura. È una fase molto delicata, molto importante. Che ne pensa, professor Troncon? Allora, benvenuti, un benvenuto a tutti anche da parte mia. In effetti, quando abbiamo iniziato con queste puntate, con questo progetto, abbiamo subito detto che la fase 2 sarebbe stata per certi aspetti ancora più complicata della fase 1, perché la fase 1 è, diciamo, drastica, punta a un drastico distanziamento. La fase 2 deve essere più, per così dire, granulare, più meditata ed è più complessa. E abbiamo anche detto che ci saremmo dovuti prima o poi concentrare sulla cultura, applicare alla cultura, e oggi effettivamente lo facciamo chiedendo a dei suoi cosiddetti indipendenti. Non prendiamo le grandi istituzioni, ma prendiamo quelli che l'arte effettivamente la fanno, la producono, e oltre a questi ci occupiamo di cultura interrogando un settore, diciamo, un livello istituzionale e un livello amministrativo. Per questo abbiamo invitato a questa trasmissione Alessia Ambrosi, che è presidente della quinta commissione cultura della PAT, Stefano Zecchi, che è professore di estetica, scrittore e presidente del Muse, Claudio Martinelli, che è dirigente delle attività culturali della provincia autonoma, Sandra Matuella, che è la vicepresidente del Centro Santa Chiara, Mario Garavelli, che è vice direttore della Voce del Trentino, Federica Fanizza, critico teatrale, Isabella Turso, pianista, Lucio Gardin, cabarettista e regista, Mauro Borgogno, chitarrista, Filippo Andreatta, regista e fondatore di OHT, un teatro del quale poi ci parlerà, e Andrea Brunello, che è direttore artistico del Teatro Portland e della compagnia Ardito Desio. Ospiti importante oggi, caro professor Troncon, sì. Quindi sarà una puntata frizzante e brillante. Come sempre iniziamo la nostra puntata con le istituzioni. Siamo stati stamattina nello studio del consigliere provinciale Alessia Ambrosi, che ricordo è anche presidente della quinta commissione che si occupa nella provincia autonoma di Trento di arte e cultura. Buonasera a tutti e grazie per l'ospitalità. Grazie anche per dar voce davvero in questo periodo di emergenza Covid a tutte le istanze e le preoccupazioni delle persone, soprattutto ora che ci stiamo accingendo e stiamo gradualmente entrando nella cosiddetta fase 2. Lasciatemi però anche salutare gli ospiti presenti e anche tutti coloro che ci seguono da casa. Tra gli incarichi in Consiglio Provinciale presiedo la quinta commissione permanente, che si occupa di cultura, si occupa di istruzione, tratta la ricerca, i rapporti internazionali e con l'Unione Europea. Devo dire però che sin da inizio legislatura la Commissione ha trattato principalmente i temi dell'istruzione e il tema della cultura. Questo da un lato perché la Commissione svolge l'istruttoria di diversi disegni di legge che arrivano proprio in base alle materie di competenza della Commissione stessa, ma dall'altro perché la funzione svolge anche un'importante funzione consultiva riguardo i principali provvedimenti della Giunta provinciale prima che essi vengano adottati in maniera definitiva. Proprio in queste ore stavo trattando con ovviamente l'assessore di competenza e il funzionario l'ordine del giorno che andremo poi a trattare nella prossima seduta, nei prossimi giorni. Andremo per esempio a parlare di scuole, andremo a parlare di università, perché tra i punti dell'ordine del giorno dovremo andare ad esprimere un parere su quelle che sono le metodologie e i criteri adottati nella valutazione dei dirigenti scolastici, piuttosto che per esempio andare ad esprimere un parere su quello che è l'intesa tra la provincia e l'Università degli Studi di Trento
per gli obblighi in capo all'Ateneo, e qui ho proprio una bozza, per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nel corso del 2020. Ma poi andremo anche a trattare un tema assolutamente cruciale e delicato, che è quello della cultura, perché andremo ad esprimere un parere sulle linee guida per le politiche culturali della provincia, che costituiranno proprio il fulcro, il fondamento dell'azione futura, proprio ora che stiamo entrando in questo periodo di emergenza Covid. In questo periodo mi sono interfacciata con diversi imprenditori del settore che trattano diversi ambiti della cultura, quindi della danza, della musica, dello spettacolo, del teatro e quindi della lirica, musicisti e quant'altro. Ho incontrato anche proprio un sindacato di categoria ed è chiaro a tutti che il comparto della cultura è stato un comparto fortemente segnato, e di questo mi sono anche confrontata proprio con la giunta provinciale proprio in merito. Una giunta provinciale che devo dire sin da inizio legislatura ha sempre dato una forte attenzione al tema della cultura, ha sempre inteso sviluppare e investire nella cultura, perché da esso può nascere un riscontro territoriale in termini economici, in termini turistici, in termini commerciali. E questo anche è stato dimostrato, perché proprio lo scorso 15 aprile abbiamo deliberato un parere favorevole all'unanimità sulla proposta di delibera della giunta provinciale proprio riguardo lo stanziamento di ulteriori fondi per il FUSP, il fondo unico provinciale per lo spettacolo. E poi infine la commissione sarà poi chiamata a svolgere appunto l'istruttoria di diversi disegni di legge, sia per quanto riguarda la scuola sia per quanto riguarda la cultura, per esempio con un disegno di legge anche a firma mia per quanto riguarda le scuole musicali, e infine poi su un disegno di legge a firma dell'assessore Spinelli per quanto riguarda poi la ricerca. Ecco, questo è un po' il quanto di quello che viene svolto all'interno della commissione, della quinta commissione permanente, e quello che un po' andremo a trattare ovviamente nei prossimi giorni, nel prossimo periodo, con certamente una forte attenzione per questi comparti e per, diciamo, quello che il Covid ha segnato anche in questi settori. Grazie Alessia Ambrosi. Grazie, buonasera e di nuovo grazie a voi. Ho una domanda adesso per Stefano Zecchi, al quale vorrei chiedere, e vorremmo chiedere, così diciamo come introduzione, a cosa possiamo attenderci oggi dalla cultura? Allora, sostenevo questo, che dobbiamo vedere due fronti, quello della formazione e quello dell'intrattenimento. Quello della formazione è la scuola, l'università, e ci inserisco anche i musei. Quello dell'intrattenimento è, dicevo, alto, medio, trascurando quello basso, che talvolta sarebbe meglio neppure ci fosse, è il mondo dello spettacolo, il mondo appunto della musica, del teatro, del cinema. Se credo che si debbano fare i conti con una situazione che deve trovare una relazione tra la virtualità e la concretezza della rappresentazione dei rapporti. Sottolineavo questo, che noi abbiamo, almeno io ho visto fiumi e fiumi di parole di pagine scritte, che sostenevano ormai come il mondo della virtualità stia sostituendo soprattutto nei giovani il mondo della relazione reale, ed è una grande palla. Per fortuna vedo mio figlio, che appunto ha 16 anni, che è un utente come tutti i suoi compagni, lui fa la terza liceo a 16 anni, un utente molto assiduo di tutti gli strumenti web, ma che ha una voglia matta di tornare a scuola, cosa che io trovo meraviglioso, perché scuola in questo caso significa non tanto la lezione del professore, certo quella, ma il rapporto diretto con i propri compagni, l'esperienza vissuta. E questo è affascinante, perché tutto il mondo dell'informatica non ti sostituirà mai quello dell'esperienza vissuta. E questo quindi noi dobbiamo tenerne conto nel momento in cui ci mettiamo a riprogrammare, a ridefinire. È chiaro che un apporto fondamentale, e anche questi strumenti ci stanno consentendo una relazione che
se no sarebbe diventata la nostra storia terribilmente silenziosa, senza nessun contatto. E quindi questo accade grazie alla tecnologia. Però comprendendo che proprio nel mondo della cultura la tecnologia non può sostituire il contatto diretto con le cose, con l'esperienza vissuta, con le relazioni autentiche, vere. Ecco, quindi io vedo anche appunto come nel presidente del Muse stiamo riorganizzando l'attività, che in ogni caso anche per piccoli segmenti non abbandoneremo mai l'opportunità di dare al pubblico questa che, semplificando, dico esperienza diretta, esperienza concreta. Poi naturalmente abbiamo tutta una serie, stiamo ridefinendo tutto il sito del Muse, e forse qualcuno sa che nel Palazzo delle Albere faremo questa grande esposizione Scienza e Filosofia, che doveva essere naturalmente modo preminente, di carattere realistico, intendo concreto nella relazione. Sarà in gran parte però sostituita attraverso messaggi, intrattenimenti via web. Ecco, per concludere, io suggerisco, ho suggerito a chi lavora con me e suggerisco in genere di tenere molto in considerazione, certo, il mondo dell'informatica e tutto quello che ci consente di realizzare, ma tenendo anche conto dell'importanza di non dimenticare la dimensione reale. Non vorrei che ci fosse questa adesso enfasi da parte degli adulti, mimando i ragazzi, che sono ben oltre noi, un passo veramente oltre noi. Non vorrei che gli adulti, adesso avendo trovato una dimestichezza con il web, con l'informatica, pensino che nel mondo, almeno ovunque, ma nel mondo della cultura, si possa sostituire la relazione concreta, la relazione reale, quella che alla fine costruisce esperienza, e con l'esperienza il sentimento vero di una cultura che ti dà formazione. Grazie molto, grazie. E un aspetto che ora è stato menzionato, che Stefano Zecchi ha nominato, è relativo alla produzione del valore e richiama quel termine così usato in altri contesti, che è quello della catena del valore. Per questo direi, mi verrebbe da chiedere a Claudio Martinelli, che diciamo, detiene un segmento di questa produzione della catena del valore. Nella cultura, cosa sta facendo la provincia autonoma per il presente della cultura in Trentino e per il suo futuro? Pomeriggio e grazie per l'invito. Noi l'assessorato sta lavorando su quattro, in estrema sintesi, quattro traiettorie. La prima è chiudere le istruttorie per garantire i contributi e i finanziamenti ai soggetti che avevano fatto domanda prima del Covid-19, cioè a novembre dell'anno scorso. Abbiamo chiuso quello dei musei, delle scuole musicali, di una parte delle iniziative culturali, adesso faremo una seconda tranche, il fondo unico per lo spettacolo, e quindi abbiamo chiuso le istruttorie tenendo conto della programmazione Ora si che registrerà la i conferenza. soggetti avevano fatto prima appunto dell'emergenza epidemiologica. Il secondo fronte è quello di capire come invece gestire una seconda fase, se così vogliamo chiamarla, consapevoli che le programmazioni fatte prima probabilmente salteranno tutte quante. Quindi proporremo all'assessore, in accordo con ovviamente con l'assessore, una serie di modifiche ai nostri criteri, anche alle normative, per rendere più flessibile la programmazione dei soggetti e anche garantire evidentemente le risorse finché è possibile con la normativa attuale, quella che modificheremo, che sono state garantite. Ed questo è un passaggio molto importante perché significa anche far rientrare alcune attività che nelle programmazioni erano impensabili prima dell'emergenza. Cito per tutte le scuole musicali che dal marzo sono chiuse, però si sono attrezzate attraverso le
come il mondo della scuola attraverso le lezioni a distanza, la didattica, cosiddetta didattica a distanza, e quindi noi riconosceremo anche questo tipo di modalità che le scuole musicali non avevano mai sperimentato. Probabilmente diventerà, forse come diceva il professor Zicchi, una delle modalità con cui, attraverso le quali la produzione e la fruizione culturale si dovranno confrontare. La terza sono i protocolli di cosiddetta sicurezza sanitaria che sono necessari per riaprire gli spazi culturali. Sto parlando dei teatri, dei musei, delle biblioteche, ma anche in questo caso delle scuole musicali, cioè tutti quegli spazi che prima del Covid erano aperti al pubblico per la fruizione e la produzione culturale, oggi sono tutti chiusi. Per riaprirli ci vogliono i protocolli, abbiamo aperto i tavoli, siamo a buon punto sui musei, l'apertura dei teatri e anche l'iniziativa all'aperto. Abbiamo fatto la proposta per il protocollo per la riapertura delle biblioteche, abbiamo aperto un tavolo per capire cosa vuol dire riaprire i teatri, ma allo stesso tempo fare gli spettacoli, per conto aprire i teatri al pubblico, in conto capire se una compagnia teatrale, un'orchestra, una compagnia di danza poi sul palco può fare quello che ha sempre fatto. Quindi ripristinare quella relazione che è la base fondamentale della cultura. La quarta invece rappresenta forse la cosa più interessante dal mio punto di vista, cioè l'approvazione delle linee guida, cioè il documento strategico della provincia autonoma di Trento in fatto di politica culturale. L'assessore ha chiesto sia al Consiglio delle Autonomie, ma soprattutto alla commissione presieduta dalla dottoressa Ambrosi, di dare il parere molto velocemente. Quindi credo che entro fine maggio avremo il documento, questo è il documento che proietterà la cultura del Trentino nel prossimo futuro. È vero che è un documento che è stato elaborato prima delle linee guida, è un documento che è stato elaborato nel 2019 e poi esteso nella sua stesura definitiva nel gennaio del 2020. Però è come dire, uno strumento che sarà utilissimo al sistema culturale per affrontare anche la fase 2, la fase 3, forse anche la fase 4, di cui tutti parlano. Ecco, queste credo siano in sintesi quello che l'assessorato della provincia di Trento sta facendo per il mondo culturale. È collegata con noi anche Sandra Matuella, che è vicepresidente del Centro Santa Chiara, e anche a lei rivolgo una domanda un po' impegnativa, diciamo, di non facile risposta, ma credo importante. Cosa sta facendo il Centro Santa Chiara per la cultura trentina oggi e per il suo futuro? Il compito principale del Centro Santa Chiara sta nella gestione di ben 5 teatri di diverse tipologie architettoniche. Quindi, di colpo con la pandemia, noi ci siamo trovati con una seconda parte di stagione che è saltata completamente. Quindi, stiamo lavorando per riprogrammare gli spettacoli che non sono stati cancellati definitivamente, quindi verranno proposti a nuova data. Poi, abbiamo messo a punto anche la stagione teatrale nuova e in quanto noi siamo cautamente ottimisti, poiché prevediamo l'apertura dei teatri per settembre-ottobre, forse non a capienza piena, però diciamo noi ci auguriamo questo, ecco, anche se naturalmente nessuno ha certezze, visto che tutto dipenderà dall'andamento del virus. Poi una cosa importante che abbiamo capito proprio con questa pandemia che ci ha fatto prendere coscienza è l'importanza appunto del mondo digitale, delle nuove tecnologie. Quindi sarà nostra premura dotare gli spazi scenici di appunto di apparecchiature e strumentazioni per la ripresa in modo da permettere agli eventi di essere trasmessi su vari canali e allargare così il pubblico.
non solo perché ci sarà una capienza ridotta, ma proprio perché è un segno anche dei tempi, no? Quindi il virtuale sta prendendo sempre più piede e in questo io però concordo con il professor Zecchi, non nulla si potrà mai sostituire all'incontro vivo, palpitante, e di cui il teatro, che è luogo di relazione per eccellenza da oltre 2000 anni, insomma, è un po' l'emblema, no? Quindi il teatro è come la vita, è un incontro vivo e nulla potrà mai sminuire questa dimensione. Nel teatro virtuale, nel teleteatro, diciamo che sono surrogati importanti, ma che rischiano di ridursi a qualche cosa di tecnologico e freddo, come la tecnologia, che è un pezzo di vetro alla fine, rischia questo, ecco. Quanto ha detto adesso Sandra Matuella mi porta a chiedere a Federica Fanizza quali sono le esperienze nazionali o internazionali che potrebbero servire al lavoro artistico in Trentino. E forse anche vorrei chiedere una cosa ancora più specifica, ovvero di quali direzioni artistiche potrebbe oggi giovarsi il Trentino. Grazie dell'invito e un saluto ai presenti, ad Andrea e Filippo che conosco bene nella loro attività e fra l'altro spetterebbe anche a loro, visto che sono pratici anche dell'uso di comunicare il teatro con le nuove tecnologie, facendo anche produzioni molto semplici, agili e soprattutto appunto comprensibili alla platea ai quali si rivolgono. Penso che per avere degli sistemi così di modelli bisogna appunto vedere anche qual è la destinazione del nostro pubblico, del pubblico di Trento, se ci rifacciamo così a una nostra platea. Certo, la tecnologia può servire più che altro per mettere in archivio, perché ho notato che tanto è mancato in questo periodo, l'archiviazione e la messa a disposizione di materiale che poteva essere preso in visione, anche per avere una continuità di visione, di apporto e anche così di memoria di quello che si è stato fatto. Quali sono, possono essere le esperienze? Beh, certamente in questi 2 mesi di visione io mi sono un po' bazzicata tra quello che si poteva vedere nel web. Ci sono diverse esperienze, da esperienze condivise create ad hoc, tipo quel piccolo coordinamento che hanno fatto i teatri stabili del Nord-Est, del Friuli, Slovenia, Veneto, a cui si è agganciato anche Bolzano, che hanno creato una piccola piattaforma di teatro sul sofà, in cui hanno messo in rete quattro spettacoli e programmandolo un certo orario. Tanti altri teatri grandi in Europa hanno creato degli appuntamenti a orario, cioè nel giro delle 24 ore qualsiasi struttura metteva in rete spettacoli in una determinata fascia oraria, quindi creando quasi un appuntamento: alle 9 inizia lo spettacolo, oppure alle 8 inizia lo spettacolo, ci colleghiamo via web, assistiamo agli applausi e via. La cosa interessante invece vorrei puntualizzare su un'esperienza che ha fatto invece il teatro Carlo Felice di Genova, che da una decina d'anni sperimenta lo streaming in diretta dei suoi spettacoli. C'è sempre la prima e una replica di qualsiasi produzione in streaming, quindi con la partecipazione diretta su Facebook, con la partecipazione diretta del pubblico, e in questi 2 mesi, visto che anche loro hanno dovuto far saltare tutto, hanno riproposto queste loro produzioni, ma il fatto di averle riproposte nella formula dello streaming condiviso è la creazione appunto di una platea quasi virtuale. I 300 collegamenti della diretta permettono poi, su una chat condivisa, permettono anche di scambiarsi conoscenze, saluti, applausi virtuali. Quindi è una fase anche di relazione che si può costruire se gestiti bene. Poi naturalmente ci sono delle situazioni che sono state create ex novo. Ad esempio, è in corso adesso la realizzazione di una mini opera, di un atto
a Novara. A Novara stanno mettendo su un atto unico con sei cantanti, fra cui c'è anche Nicola Olivieri. Ognuno registra la sua parte, viene montata una trama costituita da una specie di gioco di ruolo, una specie di poliziesco psicologico, dove a un certo punto allo spettatore, a chi prenderà visione di questa opera, avrà dei percorsi, cercherà i suoi personaggi, cercando storie per arrivare poi alla fine, all'esito finale, quindi vari percorsi come un gioco di ruolo. Lo stanno facendo con musica, naturalmente montato con musica elettronica, tutto a distanza, gli attori, i cantanti si registrano, si autoregistrano, si autoproducono, mandano i video, li montano e naturalmente è una produzione questa invece pagata, voluta, e l'ipotesi è quella poi di metterla in scena l'anno prossimo. Queste sono tante operazioni. Un direttore artistico, cosa deve fare un direttore artistico? Ma certamente il direttore artistico deve sapere, conoscere essenzialmente il territorio in cui opera, quali sono le sue potenzialità, quali sono appunto anche le eccellenze del territorio che offre, perché magari ci sono delle cose che gli sfuggono, che invece possono essere portanti e costituire anche la particolarità di quello che può essere l'attività dell'ente, della struttura che gestisce. E soprattutto avere in mente conoscere il pubblico, ovvero i pubblici, in quanto un pubblico è fatto da diverse componenti, sia per età, per preparazione, e naturalmente ogni pubblico vuole un suo spettacolo, si ritaglia dei suoi settori e quindi deve saper indirizzare le produzioni in base anche alle esigenze del pubblico. Naturalmente questo. Da una parte si corre il rischio di parcellizzare il fattore del pubblico, d'altra parte diciamo, il suo merito sarà quello di individuare dei momenti o degli eventi nel quale le varie esperienze di questi vari pubblici possono confluire in un evento che sia condiviso. Grazie di essere stata con noi, Federica. A presto. Chiedo un Grazie. attimo a Filippo qual è il monitor centrale. Eccolo qua. Mario Garavelli, sei collegato? Mario Garavelli, mi sente? Non c'è. Sì, Eccolo qua, eccolo qua. Ciao Mario, benvenuto anche tu. Per chi non lo sapesse, Mario Garavelli è il responsabile sezione arte e cultura della Voce del Trentino, vice direttore del giornale, è stato anche presidente dell'Associazione Arte Contemporanea e promotore, tra il resto, anche della Fondazione Galleria Civica di Trento. Tu, Mario, però, hai risaputo, hai fatto in questi lunghi anni un altro lavoro che per la società è fondamentale. Io vorrei chiederti a questo punto che cosa ti ha tenuto, nonostante il tuo lavoro impegnativo, a contatto sempre col mondo dell'arte, della cultura e soprattutto cosa ti aspetti a questo punto nei prossimi mesi da parte del mondo della cultura trentino. Allora, intanto grazie per l'invito. Cosa mi ha tenuto legato all'arte e alla cultura è quasi un dovere sociale, come lo è stato il mio lavoro precedente. E perché credo fermamente, anche da padre, che la cultura sia una necessità primaria in una società che tiene come collante insieme la gente in modo civile e sia anche un ottimo veicolo di aumento di un PIL. È noto che più investi in cultura, più si alzano i punti del PIL. Detto questo, io sento la necessità in questo periodo di sospendere il giudizio perché c'è un'incertezza talmente forte che è quasi impossibile prevedere qualsiasi cosa. C'è però una riflessione che voglio fare. Parto da una frase che mi ha colpito molto di Emilio Sgro, grande artista italiano a livello internazionale, che dice: "Il virus ha ucciso l'arte del Novecento e la stanca ideologia che la sostiene." Si può essere d'accordo o meno, però
da qui partirei per dire che vi è necessità veramente di pensare a nuovi linguaggi, pensare all'arte del 2040. Io faccio un distinguo tra arte e cultura, come ha ben esposto il professor Zecchi. Soprattutto pensare ai nostri giovani, ai nostri figli, anche turandosi il naso, accettare una nuova epoca di portatori di interessi culturali. Io ho due figli di 11 anni appena compiuti e in questo periodo in cui siamo stati tantissimo assieme ho potuto scoprire un mondo che prima vedevo in modo laterale, perché osservavo più o meno ma non approfondivo, se non per i controlli di routine che fanno i genitori, il tipo di direzione della loro attenzione. E ho scoperto tutto un mondo di influencer, youtuber, gamer, e ho pensato si potrebbero anche veicolare per dare una sorta di aiuto all'apprendimento e alla voglia della cultura. E vedo che c'è stato un collegamento col Ministero della Pubblica Istruzione, e c'era il Ministro della Pubblica Istruzione e aveva invitato una nota influencer che seguono anche i miei figli. Io partirei un po' da questo per dire che forse proprio perché le generazioni del futuro avranno una vita anche culturale un po' più in salita e meno fruibile di quella che abbiamo vissuto noi, forse è necessario meno rigore, più sperimentazione. Si potrebbe fare partendo da tavoli di lavoro proprio su questo, proprio per pensare a un futuro un po' più remoto di quello immediato. E con questo penso di aver concluso quello che volevo dire per quanto riguarda i nuovi linguaggi. Per quanto riguarda la situazione attuale, ho visto che ci sono parecchie iniziative molto interessanti che potrebbero essere fatte proprie anche dal nostro ambito culturale, tipo l'arte sul digitale, una creatività, spingere al massimo sull'interazione tra gli artisti. Abbiamo degli artisti bravissimi a livello locale e il pubblico. E a Milano gli artisti, dei gruppi di artisti hanno iniziato a fare dei quadri e poi li mandano sul web e il pubblico può scaricarseli e colorarseli a piacimento. Il Getty Museum ha chiesto al pubblico di reinterpretare le opere famose da casa. Quindi starei su questo tipo di modelli, di innovazioni, di linguaggi per affrontare questa situazione. E vorrei chiudere con una frase di Mimmo Palladino che dice: l'arte non ha compiti, ma se c'è da lanciare un grido d'allarme lo fa prima di tutto. Grazie a te Mario per la tua profondità, io ti saluto ma sai che ci vedremo presto, quindi a presto e ti ringrazio. È con noi anche Isabella Turso adesso, che vedo sulla sinistra della gigantografia che ho alla mia sinistra. Ciao Isabella, bentornata, non ci vediamo. Ciao. Credo dall'ultimo grosso concerto che hai fatto al Muse, un Muse che era pieno quella sera, è stata una serata fantastica. Mi pare di ricordare che avevi presentato Omaggio ad un Aggio, può essere? Esattamente, ecco, esattamente. Ho un ottimo ricordo di quella serata e in generale del progetto legato a quell'album. Sì, peraltro organizzato Isabella da Mario Garavelli, che ha parlato prima di te, quindi ecco i destini, esatto, che a volte si rincontrano a distanza di anni. Sì, a tutti virtualmente presenti. Certo, volevo chiederti, Isabella, tu sei una pianista ormai di fama mondiale, no? Che tra l'altro sa spaziare bene tra la musica classica e con la stessa disinvoltura so che tu suoni e interpreti anche il jazz, il rock, il pop e anche il rap naturalmente, no? La musica più giovanile, diciamo, no? Tu ti sei diplomata presso il Conservatorio di Trento, sei residente a Trento, anche se però sei sempre in giro per il mondo in tour, ho saputo, o almeno lo eri fino al blocco.
No, ecco, appunto, ecco, appunto, allora questo... Esattamente, ora anch'io come tutti sono costretta in casa chiaramente, ma è giusto così. Come stai gestendo questa, come stai gestendo questa tua attività professionale bloccata a casa allora? Allora, proprio perché non sono capace di stare ferma, ho cercato di organizzarmi comunque anche da casa e quindi ho realizzato un po' di cose in quarantena. Ho innanzitutto ho realizzato e organizzato un festival su Instagram, su questo social molto utilizzato, soprattutto in questa fase, ma lo è sempre stato più o meno da, negli ultimi anni dai giovanissimi. Quindi è un canale di comunicazione molto giovane. E si sono subito, anche tutti i miei colleghi musicisti, ma non solo, si sono adattati alla situazione attuale e hanno utilizzato questo canale per continuare comunque a mantenere un rapporto con il pubblico. Difatti quello che ho cercato di creare è una staffetta musicale che coinvolge diversi artisti che si susseguono una trentina di minuti in diretta dal proprio canale, dal proprio account Instagram, e propongono una performance che non è quella live a cui siamo abituati, ma è un live streaming performance. Questo è una delle opportunità e delle possibilità che abbiamo e dobbiamo sfruttarle, se non altro perché è quello che ci permette in questo momento di creare rete, perché insisto sempre su questo punto, di creare rete tra artisti, tra musicisti. Le teste creative si devono in questo momento ancora di più unire e creare appunto una connessione virtuale in questo momento, chiaramente. Però questo tipo di connessione ci aiuta comunque a mantenere calde appunto le idee e a elaborarle e rielaborarle assieme. Mi sono resa conto che abbiamo un sacco di artisti trentini, perché di fatto adesso il chilometro zero è ancora più importante rispetto a prima. Dobbiamo assolutamente sfruttare, utilizzare e valorizzare ciò che abbiamo vicino a noi, e quello che ho cercato di fare è di coinvolgere il più possibile artisti locali. Mi sono veramente piacevolmente sorpresa da quanti artisti abbiamo qui, quindi li ho coinvolti e sta diventando un vero e proprio festival trentino a questo punto, perché sì, ci sono stati tanti nomi anche da fuori, però ormai siamo alla decima puntata e mi sto proprio divertendo anche se non altro a coinvolgere tutti questi artisti. Poi ho fatto uscire un paio di pezzi miei nel frattempo. Ecco, a proposito di pezzi tuoi, Isabella, ti interrompo. So che tu stai lavorando, sì, o probabilmente in uscita un nuovo album che mi pare si intitoli Big Break, o sbaglio, è vero? Ce ne vuoi parlare velocemente in 30 secondi? Sì, Big Break vuol dire... È casualmente attuale, perché l'avevo pensata prima, chiaramente, della quarantena e del Covid. Ho dovuto stoppare l'uscita, ho riflettuto sulla possibilità di farlo uscire in questo periodo. Credo sia il momento comunque buono, perché è un momento di introspezione per tutti. Quindi attraverso la musica creiamo anche una chiave di accesso verso l'esterno. Quindi perché no? Facciamolo uscire adesso l'album. Il Big Break è una grande... pausa, grande sospensione, ma vuol dire anche grande occasione in inglese. Quindi questa grande occasione è di fronte a noi, dobbiamo semplicemente tradurla e in qualche modo ci dovrà essere utile, mi auguro, per cambiare il futuro. Quindi valutare bene il presente riflettendo in questa fase di appunto introspezione e provare quantomeno a cambiare le cose per il futuro. Quindi questo Big Break, l'album, sono 12 tracce per pianoforte solo, di brani miei, ma anche tre arrangiamenti, di cui uno, il tema del nuovo Cinema Paradiso di Morricone, un arrangiamento mio che ho già fatto uscire su YouTube durante la quarantena. È uscito anche un singolo che si chiama Sliding Doors, che anche lì molto attuale, perché parla proprio di questa porta scorrevole, questo elemento imprevedibile che ci porta comunque a scegliere cosa possiamo fare per cambiare il futuro. Quindi anche lì è attuale il tema e fa riflettere su quanto siamo importanti tutti noi e quanto dobbiamo essere coscienti del nostro potenziale, e quindi è tutto
umano noi, ecco, tutto. Perfetto. Qui. Isabella, ti ringrazio, a presto e naturalmente in bocca al lupo per l'uscita dell'album, ok? Va bene? Grazie mille. Ecco, io vedo... Vedo sul mio monitor Lucio Gardin posizionato nella sua postazione che pare essere una postazione di una navicella spaziale. No? Intanto ti ringrazio Lucio. Aspetta, io adesso prendo un metro di distanza da te perché quello che è giusto è giusto. Sento pure, purtroppo ti sento anche da qua. Ecco, però torna tra di noi adesso perché ti devo vedere bene, perché tu hai dei tratti somatici importanti quando parli a volte e quando lo vuoi e lo fai fare bene, naturalmente fai ridere. Ecco, io qui mi hanno presentato una cosa su di te, ma non la dico perché sennò credo che faremo Natale, però dico le cose che sanno tutti. Lucio Gardin, per quelle due persone credo che non lo conoscono, artista, comico, regista, vincitore di numerosi premi e sei stato nominato e tra l'altro direttore artistico anche di quelle che dovevano essere le feste vigiliane, no? Che poi però mi pare vengano fatte in piccolo, letto oggi proprio attraverso il comunicato arrivato dal Centro Santa Chiara, no? Ecco, io volevo chiederti naturalmente come hai vissuto questi giorni un po' di blocco di chiusura, Lucio, no? E se ne hai approfittato, come credo, per inventarti qualche nuovo progetto. Scusami, mi è arrivata una telefonata. Quindi ti ripeto la domanda? Sì, scusa. Ah. Volevo chiederti se come hai passato, come hai vissuto questi giorni. Non voglio dirti che sono serissimo. Ecco, vedo come hai passato questi giorni di blocco, naturalmente, e se ne hai approfittato per ideare qualche nuovo progetto. Allora, sì, quello sì, quello sì. Se mi consenti, avrei piacere di intervenire sul tema della cultura, perché mi sono informato e ho il resoconto di Italia Creativa, che è uno studio che si occupa di capire la presenza, il peso economico della cultura in Italia. È stato fatto due studi, l'ultimo è del 2016 e no, a conferma di quanto prima diceva il dottor Zecchi, ma credo anche Sandra Mattuella o qualcuno, comunque la filiera creativa in Italia vale quasi 48 miliardi di euro, no? Che alle volte si dice che è la filiera creativa che comprende tutte le forme di creatività, quindi teatro, quindi musica. Nel 2015 l'industria della cultura e della creatività in Italia ha registrato un valore economico complessivo di 48 miliardi di euro. E mi fa piacere aver sentito Isabella prima, perché la musica, se noi pensiamo al diverso linguaggio della musica, perché prima di altri ha dovuto la musica affrontare le nuove sfide del digitale, è comunque riuscita a conseguire un valore complessivo di circa 5 miliardi, sto parlando degli ultimi dati che si hanno del 2015, quindi 5 anni fa, 5 miliardi di fatturato complessivo con 170.000 addetti. Ecco, questo per dire che alle volte magari uno, come diceva Bennato, magari dice sono solo canzonette, saranno anche solo canzonette, ma comunque danno da mangiare a molte persone, così come la cultura in generale. Detto questo, che ci tenevo, adesso possiamo rispondere al mio amico Roberto Conci. Come ho passato questa settimana dormendo sul letto, questi qua due mesi dormendo sul letto in osservanza ai dettami governativi, mi rasserena il fatto che comunque un giorno il mio sacrificio tornerà utile all'umanità. Ecco, ho messo su anche 5 kg, l'unico momento bello della giornata è stato portare fuori le immondizie. Ecco, questo è più o meno quello che io ho fatto. Ho iniziato a collaborare con un team, perché io lavoro molto con le aziende, mi sono inventato una formula che si chiama Funny Manager, dove faccio team building con le aziende, con un gruppo che è di Rimini, che si chiama Sportello Imprenditori, dove abbiamo fatto parecchie di queste conference call. Il problema è che ogni volta si usa una cosa diversa, di solito Zoom, questa è un'altra cosa, per cui ogni volta devi riniziare a imparare ad usare il mezzo. Devo dire che in questo periodo qua, io vado avanti, tu fermami, devo dire che in questo periodo qua ho imparato
molto, non molto bene, ma però ho fatto un upgrade notevole sull'utilizzo dell'elettronica, ecco, e questo mi tornerà utile di certo anche in futuro. Io credo comunque che la vera crisi cominci adesso, ecco, quando le persone andranno a lavorare senza avere un lavoro, ecco. E fino adesso abbiamo lavorato facendo finta di migliorarci, ma in realtà abbiamo sempre fatto le stesse cose. Adesso forse noi artisti sotto questo aspetto siamo avvantaggiati, perché abbiamo sempre vissuto in equilibrio, no? Non abbiamo avuto non c'è una cassa integrazione, cioè tu devi piacere alle persone che pagano il biglietto per vederti, e quindi sei sempre in forze, sei sempre davanti sei sempre davanti a un esame, a un gruppo che ti esamina, no? Perché fai 100 serate bellissime e va bene, però ne fai una che non va bene e quelle 10, 20, 100, 50, 1000 persone traggono il loro giudizio su di te in base a quella serata. Quindi ogni volta per noi è sempre un nuovo contratto di lavoro. Quando finisci, quando scendi dal palco, sei disoccupato. Lucio, tu comunque non ti devi preoccupare, perché per fortuna sei uno che piace. Quindi per il momento il tuo futuro, insomma, lo vediamo tutti quanti abbastanza roseo. Brevemente, come siete messi con le feste vigiliane? Torniamo quindi all'attualità, ma soprattutto all'attualità del nostro Trentino, in questo caso a quella del capoluogo, no? Farete una mini prova con le feste vigiliane, e quando, se la farete? Scusa un attimo. Ha detto che non posso dirti niente. Ah, il tuo suggeritore, il gobbo, diciamo. Sai che adesso è il momento di incontrare, di inventarsi nuovi lavori, perché mi sono inventato, ve lo dico in anteprima, farò il ventriloquo post-Covid, quindi con la mascherina. Questo è un modo di dire, diciamo, che non puoi dire nulla, insomma, ecco. Posso interpretarlo così, Lucio? Posso interpretarlo così? Ecco. No, ti chiedo scusa, Roberto, per correttezza nei confronti del gruppo con il quale sto lavorando, preferisco che le notizie escano tutte al momento in cui si è deciso che debbano uscire, per correttezza, insomma, ecco. Prendiamo atto che adesso stai diventando. Prendiamo atto che stai diventando un buon politico, anche, quindi adesso va benissimo così. Lucio, io sono solo un po' meno cretino di una volta, forse. Se non hai nulla da dire, io ti ringrazio, ti ringraziamo tutti noi di aver partecipato, perché non è vero che Lucio ha dormito per 2 mesi, so benissimo, sappiamo tutti che è a lavoro in importanti progetti, quindi io ti ringrazio e naturalmente un in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti a cui so che stai lavorando in maniera alacremente, ecco. Ti ringrazio. Adesso... Grazie. L'invito e un saluto a tutti, grazie. Passiamo al settore della musica. Qualcuno ha detto intrattenimento, live, e noi abbiamo con noi Mauro Borgogno, che forse, anzi senza forse, è il miglior chitarrista oggi in Trentino. Quando io dicevo a Mauro Borgogno, tu sei il più bravo chitarrista del Trentino, lui mi diceva in risposta, però no, io sono il secondo, perché il primo è Andrea Braido, che tutti conosciamo, ex rocker che ha lavorato con Vasco Rossi, con Zucchero, Mina, eccetera eccetera. Ascolta Mauro, tu hai fatto un sacco di dischi, una carriera alle spalle di 40 anni, quindi lunghissima, diciamo, no? Molti dischi, molti progetti, molti tributi anche. Io ricordo con molta piacevolezza quello con i Deep Purple, tra l'altro, perché io adoro il gruppo musicale Deep Purple, quindi lo ricordo con molto molto interesse, ecco. Però hai fatto anche molte sperimentazioni, innovazioni, come per esempio sei entrato in quella che è la musica medievale. So che fai dei concerti live con tua figlia, mi pare, correggimi se sbaglio. Tutto, insomma, sempre collegato alla musica live, che in questo momento credo sia la più penalizzata in assoluto. La prima a chiudere e l'ultima ad aprire, usando il gergo, diciamo, Covid-19. Io volevo chiederti due cose veloci. La prima, diciamo, l'importanza che ha avuto in questo momento di chiusura, non solo per te, ma secondo te per tutti i musicisti di qualsiasi tipo, dopo. E poi in che modo secondo te potrebbero ripartire i live? Intanto saluto tutti quanti.
Sì, secondo me questo periodo, e credo posso parlare anche a nome di molti miei colleghi, sia stato un momento sia di riflessione, ma anche un momento dove abbiamo avuto l'occasione di reinventarci, perché qui la situazione, cioè, potevamo solo fare due cose, o stare a commiserarci, oppure cercare di reagire in qualche modo. Io vedo che tutti quanti noi musicisti abbiamo cercato tutti quanti di pubblicare dei video, di fare delle cose live per intrattenere comunque anche le persone che erano per forza segregate in casa, insomma. E qua direi che spezzo una lancia dal punto, cioè, a favore della musica, perché credo che anche la musica in questo periodo sia servita a rallegrare, diciamo, a portare un po' di compagnia alle persone che comunque sono state costrette a questo periodo di restrizione. E, che dire, io personalmente ho cercato di reinventarmi dal punto di vista dei video, nel senso che era un campo che io non avevo mai affrontato. Io sono una persona che sono sempre vissuto sul palco, è lì che sono abituato a rapportarmi, però in questo caso che il palco manca, qualcosa bisognava fare. Io ho sfruttato questo periodo per provare a sperimentare il discorso dei video autoprodotti in casa, e quindi sia da solo che con mia figlia, con tutte le varie formazioni che ho, abbiamo cercato di pubblicare video che sono presenti adesso su YouTube. È una situazione completamente diversa dal live, perché mentre nel live hai comunque il pubblico davanti che ti aiuta, ti incita e suoni per quel motivo, suoni in una certa maniera, a casa sei da solo in una stanza, però devi pensare che comunque molte persone ti vedranno, e quello che tu stai facendo in quel momento rimane comunque per sempre, e quindi è un modo diverso, sicuramente un approccio diverso, un modo diverso di mettersi in gioco. E che dire, per il discorso che dicevi della ripresa dei live, io credo che uno dei metodi che potrebbe essere attivato è quello di individuare magari dei nuovi spazi all'aperto dove poter eseguire dei concerti, delle serate musicali di qualsiasi tipo, organizzati, intendo anche a livello logistico, ma dei fans food, dei chioschi, stile festa, però in zone magari che non, per adesso non sono state sfruttate in questo modo, quindi degli spazi all'aperto abbastanza grandi che possono ospitare eventuali nuovi spettacoli. Ecco. Perfetto. La musica, comunque, diciamo che il filo conduttore, Mauro, è la musica sempre come strumento di grande socialità e di aggregazione. Io ti ringrazio di essere stato con noi, Mauro, naturalmente un in bocca al lupo anche a te, e adesso non mi resta che passare di nuovo la parola al professor Troncon. Il quale vorrebbe chiedere a Filippo Andreatta di dirci anzitutto che cos'è questo Office for Human Theatre che ha fondato, molto 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 in breve, e poi di dirci se possiamo parlare, come in qualche modo suggerito da diversi interventi, peraltro pressoché da tutti, di una sorta di chiamata alle arti, oltre nell'era Covid, oltre che di una chiamata alle armi. Ciao a tutti, grazie dell'invito, e in particolar modo grazie a Renato Troncon per l'invito. Io diciamo che non so bene cosa dire rispetto alla chiamata alle arti, nel senso che credo che l'arte, il teatro in particolare, rispondo forse prima alla prima domanda. OHT, Office for Human Theatre, è uno studio di ricerca dedicato alle arti performative e anche oltre ad esse, quindi dedicato al teatro e oltre al teatro, che ha avviato circa 10 anni fa, e in questi ultimi 5-6 anni si dedica tantissimo allo studio iniziato da Gertrude Stein, che immaginava il teatro come un paesaggio, e quindi al rapporto che ci può essere fra il teatro e il paesaggio, inteso come spazio pubblico, come spazio anche alpino e via discorrendo. Quindi
Questo è più o meno quello che può essere OHT, abbiamo fatto svariati lavori con varie partnership, abbiamo aperto quest'anno la stagione delle grandi prose di Altre Tendenze del Santa Chiara di Trento con una tragedia alpina dedicata alla tragedia di Stava, intitolata 19 luglio 1985, e poi abbiamo realizzato vari altri lavori sul paesaggio, quindi anche Cura on Ground con la Fondazione Haiden che abbiamo presentato a Roma, Roma Europa Festival, che è uno dei quattro festival più importanti d'Italia, uno dei pochi festival ministeriali, diciamo così, cioè a tutela ministeriale, di eccellenza, diciamo, multidisciplinare. E rispetto alla chiamata alle arti, non ho, credo che l'arte in generale, il teatro e le arti performative in particolare abbiano sempre riconfigurato la relazione che c'è tra lo spazio e il corpo, e questa riflessione è in particolar modo interessante oggi ed è particolarmente rilevante oggi. È implicito in ogni lavoro artistico la domanda allo spettatore di cosa vuol dire essere in quello spazio, cosa vuol dire guardare quell'immagine, cosa vuol dire fare un passo verso quell'immagine, fuori dall'immagine o di lato. Quindi credo che è implicita la domanda di cosa significa stare e come stare al mondo nell'arte, e questa domanda è anche un'assunzione di responsabilità che l'arte fa e che lo spettatore, l'utilizzatore dell'arte fa. Quindi questa responsabilità, questa assunzione di responsabilità è sempre stata presente nella produzione artistica, e credo che all'oggi sia anche chiaro che sia stata ascoltata molto poco dalla società civile, dalla politica, e vi discorrendo. E quindi forse una chiamata alle arti che era già presente, non so come dire, che è stata un po' ignorata e che speriamo che forse in un futuro venga un attimino più riascoltata. E poi a livello pratico, le cose che abbiamo deciso di fare come OHT sono la rimodulazione, diciamo così, che era già implicita di un progetto che si chiama Little Fun Palace, che è una roulotte degli anni 70 che è stata realizzata col Museo Maxxi di Roma. Che è una roulotte dinamica, che è flessibile, che cambia forma a seconda delle attività che ospita. Quindi abbiamo ospitato e ospiteremo incontri con artisti, filosofi, scienziati, economisti e anche astrofili e qualunque tipologia di persona, che microecologia che possa portare una nuova visione su quello che è lo spazio teatrale, e la trasformeremo in una scuola nomadica che si interroga di come lo spazio può produrre conoscenza, appunto, e come può produrre realtà, e lo faremo in uno spazio alpino, che sono le Viotte di Trento in particolare, e lì creeremo questa piccola scuola che va un pochino ad ampliare quello che è la ricerca che abbiamo fatto con OHT, quindi questo processo, tra virgolette, di democratizzazione del palcoscenico, che consideriamo il palco un ecosistema, esattamente come lo è la Terra, e quindi non capiamo la prepotenza dell'uomo al centro, ma semplicemente l'uomo è come tutti gli altri elementi attivi, è parte di un ecosistema, e quindi cerchiamo di produrre questa democratizzazione che può anche decentralizzare l'ubris umana e far sì che questo ecosistema sia più equilibrato. E anche questo è in fondo un aspetto molto importante nella situazione odierna. E per finire, l'unica cosa che posso dire è che questa idea di rapporto fra l'arte e il paesaggio, fra il teatro e il paesaggio, è implicita in tantissimi autori, da Gertrude Stein già citata, ma anche a Heiner Müller, a Chekhov stesso, Ibsen, anche Maeterlinck. Quindi utilizzare il paesaggio come detonatore delle emozioni è una cosa insita nel teatro da tantissimi anni, e quindi questo è quello che cercheremo di ampliare, di fare ancora più, con ancora più forza. E infine credo che l'arte ha già dimostrato, questa è la sua rilevanza ancora adesso in questa situazione, che non c'è necessità di polarizzare quello che è l'individuo, quello che è la co collettività. Ha sempre potuto trovare dei modi di tollerare sia l'individuo che la collettività, di farli stare anche insieme nel rispetto di uno e dell'altro. Ed è questa capacità dell'arte di non polarizzare queste due realtà, è oggi fondamentale e può essere molto di aiuto anche alla costruzione di quello che dobbiamo fare insieme, sia come singoli individui che come società collettiva. Grazie Filippo Andreatta. Grazie a voi. Ci avviamo alla conclusione. Prima di espletarla, diciamo, e di chiedere anche e chiederò a Stefano Zecchi di aiutarmi a concludere con un breve pensiero.
Volevo chiedere ad Andrea Brunello, che è il direttore artistico del Teatro Portland e, come dicevo, fondatore di una compagnia che ha questo nome così, diciamo, affascinante di Ardito Desio, perché precisa sempre che non è Ardito Desio ma è Ardito Desio. Volevo chiedergli in questo frame, diciamo, di chiamata alle arti, poiché lui si occupa di teatro scienza, se il teatro è in grado, diciamo, di spiegare il virus, o cosa se il teatro è in grado di attaccare il virus. Questa, intanto, salve a tutti e grazie per questo invito che ho molto apprezzato. Questa è una domanda insidiosa e allo stesso tempo estremamente interessante. E se il teatro è in grado di aggredire o attaccare o risolvere il problema del virus, dipende da come lo vogliamo interpretare, perché il teatro, a mio modo di vedere, è uno strumento che serve per creare un senso di collettività, per permettere al pubblico di ragionare attorno a delle idee e dei temi importanti, civili, permettere al pubblico di fare delle esperienze che altrimenti non potrebbero fare, ma da queste esperienze possono imparare per poi evolversi verso, diciamo, esperienze future. A volte non vogliamo che si vivano certe esperienze perché sono pericolose per la collettività, però a teatro si possono vivere. E in questo senso il teatro è molto importante, però allo stesso tempo il teatro non ha l'obbligo, certamente, e il ruolo di, per esempio, spiegare la scienza. È vero, io mi occupo di teatro e scienza con un progetto che si chiama Jet Propulsion Theater, che è un progetto da diversi anni in piedi fra la compagnia e l'Università di Trento. Ma una cosa fondamentale che abbiamo sempre cercato di fare è quella di utilizzare il teatro per non insegnare la scienza, ma piuttosto per generare un senso di curiosità nei confronti della scienza e della natura, perché crediamo che la curiosità e il senso di meraviglia siano il primo elemento fondamentale che poi permette alla gente, al pubblico, a chi è curioso, di andare ad imparare e in quel senso sì, allora vincere il virus. Quindi ecco che il teatro serve per costruire il terreno sul quale poi possano crescere delle consapevolezze che ci porteranno poi a sconfiggere, ci auguriamo, il virus e chissà quali altri virus, perché c'è il coronavirus, ma sappiamo benissimo che nella società girano altri virus che non sono a volte di forma biologica. Grazie molte. Dunque, le conclusioni, faccio una qualche brevissima considerazione, poi chiedo a Stefano Zecchi di diciamo, presentare un pensiero, una sorta di pensiero finale. I nostri invitati sono tutti molto, molto attivi, molto bravi, sono, diciamo, li conoscevo, però sono rimasto anche, Roberto, non so cosa pensi tu. Sì, poi certo lo dirò che cosa condividi. Sono molto attivi e intraprendenti, molto professionali e hanno, come dire, fatto emergere, anche riemergere quello che è il senso di questi incontri, di queste puntate, di queste interviste, che è non in ultimo un certo bisticcio tra lo spazio virtuale e lo spazio reale. Ma mi è anche piaciuto molto quando si è parlato di potenziali e di sperimentazioni. Questa fase di così difficile trapasso e di così necessario governo attraverso idee e progettazioni ha bisogno di essere, come si dice, uso questa espressione, molto, molto granulare, cioè deve essere molto dettagliata, molto, molto governata. Credo che in questo senso la sperimentazione che tutti gli invitati hanno mostrato di saper condurre molto bene sia centrale, sia, come dire, quasi il destino dei prossimi anni, devo dire. Comunque chiedo a Stefano Zecchi se può... Linea al professor Zecchi per la chiusura, allora. Beh, vi ringrazio di questa fiducia che mi date. Tutto molto interessante e tutto, diciamo così, con una visione ottimistica del futuro. Allora ci metto qualche piccola
situazione problematica perché dobbiamo capire che in realtà non saranno tutte rose e fiori. Primo, e forse è anche bene questo, verranno tagliati, come dire, i rami secchi, quelli che meno sono culturalmente produttivi e culturalmente capaci di dare attraverso arte, conoscenza, curiosità, appunto come è stato detto. E poi l'altro aspetto da non sottovalutare è che comunque tutto il nostro mondo della comunicazione culturale, dalla scuola all'università, all'intrattenimento, si basa come dappertutto, su finanziamenti pubblici. Il dato che ci segnalava Lucio, che io non conoscevo, cioè di 48 miliardi nella filiale creativa, sono un dato enorme, straordinario. Ecco, pensate che in questa situazione di epidemia grave sono stati stanziati in generale per la cultura, in generale, ieri sentivo il ministro Franceschini, 1 miliardo. Quindi capite la goccia nell'oceano di questo miliardo. Questo non significa che dobbiamo metterci a piangere e stracciarci le vesti, no, ma significa che abbiamo davanti, per chiunque opera nei settori della formazione, della cultura in generale, una prospettiva estremamente complessa, assolutamente non facile, soprattutto se questa epidemia non darà segni di ritorno alla normalità. Quindi io ho ascoltato voi con una grande attenzione e soprattutto con un grande piacere per questa prospettiva ottimista, realista forse dal punto di vista personale, perché ciascuno si è impegnato con grande intensità emotiva, ma vorrei dire che il ritorno non sarà semplice. Saremo più poveri, molte volte amareggiati. E questo lo dico perché solo quando si è consapevoli della realtà e coi piedi per terra si può andare avanti e costruire davvero qualche cosa. Vi ringrazio anche di questa cordialità che mi avete fatto dandomi la parola conclusiva. Allora, siamo verso i saluti finali. Io intanto ringrazio tutti gli ospiti che hanno dato sicuramente qualcosa in più. E siamo verso la fine. Abbiamo sentito tutti una grande motivazione, un grande entusiasmo da parte degli ospiti, però la situazione, diciamo la verità, come ha riportato il professor Zecchi, è un pochino complicata. È vero, professor Troncon? Dunque, in effetti la sintesi delle sintesi può essere il richiamo a un motto, a un detto famoso, a un'osservazione famosa per la quale l'arte è per il 95, il 90%, allora è per il 5-10% ispirazione e per il restante 90-95% espirazione, cioè sudore e fatica. Direi che ci vuole la qualità e l'impegno degli artisti e poi ci vogliono anche buoni amministratori e una lucida pubblica amministrazione. Bene, siamo quindi veramente in chiusura. Io ringrazio come sempre il responsabile tecnico Matteo Pasqualini, il regista Filippo La Scala, Tecnodata per il supporto e naturalmente come sempre la SEAC per averci ospitato presso i suoi studi. La prossima puntata parleremo di turismo che, attenzione, vale il 20% del PIL trentino, quindi un aspetto molto importante e decisivo per la ripresa di questa fase 2. Naturalmente, poi ci saranno altri argomenti, ma importante sarà lo sport che tratteremo nella quinta puntata. Arrivederci a tutti. Arrivederci.